praticamente hanno rimodulato gli orari di partenza da e per Favignana e degli Alescafi e hanno dimezzato del 50% le tratte con la motonave Simone Martini, dove insistono le celle per i detenuti e noi i trasferimenti dei detenuti li facciamo con queste modalità. Quindi la riduzione del 50% delle corse penalizzerà i nostri servizi istituzionali perché nella giornata in cui noi portiamo un detenuto a Trapani e nel pomeriggio non c'è la nave di rientro, il detenuto deve pernottare e sostare in istituto con tutte le difficoltà che comporta questo. Per quanto riguarda il personale di polizia penitenziaria, invece la situazione è più complicata, perché i nostri turni sono organizzati H24, quindi su 365 giorni, quindi abbiamo delle turnazioni anche di notte. E lo spostamento dell'orario degli aliscafi non consentirà al personale che smonta di poter riuscire a prendere l'aliscafo per ritornare a casa, ovvero quello che smonta di poter smontare in orario. È una situazione veramente paradossale che crediamo che il profitto non deve essere al primo posto rispetto ai servizi che devono essere offerti ai cittadini e in questo caso anche ai lavoratori pendolari. Quale soluzione? Noi le soluzioni le abbiamo, ovviamente non possiamo incidere sulle scelte politiche di ripristinare le quattro corse o gli orari quelli che erano previsti prima. Auspichiamo che questo nuovo governo regionale che si insedia magari sia più sensibile nei confronti dei cittadini e dei pendolari che lavorano a Favignana. Per quanto riguarda invece il problema dei trasferimenti dei detenuti, noi ce l'abbiamo, la ricetta ce l'abbiamo, l'abbiamo gridata a tutti, il ripristino del servizio navale della Polizia Penitenziaria, che era un compito istituzionale che era pertinente, cioè trasportare i detenuti dalla terraferma all'isola. Questo ci è stato soppresso grazie a quella geniale legge Madia scellerata del governo Renzi, che ha voluto rimodulare i servizi di polizia in mare, ma in questo caso sopprimendo la polizia penitenziaria a mare ha soppresso un servizio istituzionale. Riteniamo che questo deve essere un appunto del governo, riteniamo anche che il governo attuale che si è insediato lo possa fare perché l'onorevole Varchi è venuta proprio nel 2019 a contestare quella legge proprio a Favignana, impegnandosi affinché questo servizio venisse ripristinato e non soppresso. Auspichiamo che dalle parole poi passano ai fatti. Cambiamo argomento. Di recente c'è stata la presa di posizione della UILPA Penitenziari, ma anche del sindacato SAPPE per quanto riguarda la carenza di personale alle carceri di Trapani. Si sta muovendo qualcosa? Siamo in un momento di cambio politico e quindi accade che lo spoils system potrebbe anche portare al cambio dei vertici del dipartimento, quindi il capo Renoldi e il vice capo potrebbero essere cambiati e quindi per quanto riguarda l'aumento dell'organico ad oggi non sappiamo niente. Noi abbiamo contestato invece duramente. Fermo restando che le 40 unità che ci servono devono essere mandate, abbiamo contestato che dopo l'ispezione che è mandata non abbiamo saputo nulla, quindi se questo deve essere anche motivo di perdere tempo noi non ci stiamo come organizzazione sindacale e siamo anche pronti a scendere nuovamente in piazza, anche perché le relazioni sindacali come ho scritto in un documento sottoscritto dalla UIL a Trapani sono scadenti per non dire nulla. Ci sono continue violazioni degli accordi e comportamento anche antisindacale nei confronti dei nostri iscritti e dirigenti sindacali. Ho attenzionato questa questione al provveditore ieri in un incontro che ha avuto, speriamo di trovare la soluzione, se no la soluzione sarà la piazza e informare i cittadini che questi lavoratori vengono penalizzati e maltrattati e non garantiti dei loro diritti.